Le elezioni amministrative di Diamante e la nuova bozza del bando per gli investimenti tecnologici per il passaggio al digitale terrestre, questi i principali fatti di Rete 3 News di venerdì 13 aprile. In apertura andiamo a Diamante, presentati ieri i 10 candidati della lista Cambiamenti. Presentata al pubblico la Rosa di Cambiamenti giovedì 12 aprile presso il Circolo Sociale, Immacolata Concezione, Marcello Pascale ha presentato i suoi 10. Francesco Bartalotta, Daniela Ciclone, Gemma De Rosa, Mauro Di Marco, Giovanni Di Simone, Vincenza Minervino, Maria Sollazzo, Michelangelo Trifiglio, Maria Assunta Urciuolo e Maria Baccaro. Speriamo di dare il massimo della trasparenza e cercare nel migliore dei modi di far passare quello che è il messaggio di alternativa politica per Diamante. 6 le donne in lizza per la carica di consigliere comunale, il numero più alto rispetto alle altre competizioni elettorali del Tirreno. La nostra non è stata una ricerca della novità in questo senso. Per noi uomini e donne hanno veramente lo stesso peso, hanno lo stesso valore. Forse in altre situazioni non la pensano così, quindi la presenza di 6 donne è legata più ai contenuti e alla voglia di fare che non al sesso. Dalla candidata più giovane ai veterani della politica, la squadra, come la definisce lo stesso Marcello Pascale, è composta da portatori di pluralismo che punteranno alla partecipazione. L'obiettivo e il programma di Cambiamenti intanto è riassunto nello slogan TOP. Trasparenza, organizzazione, partecipazione e programmazione. Sono questi 4 punti cardini su cui lavoreremo per migliorare l'amministrazione di questo Paese. Sicuramente daremo delle indicazioni su quello che sono le nostre idee e su quello che è l'alternativa che vogliamo portare avanti. Ed è soddisfatto il sindaco del comune di Scalea, Pasquale Basile, riguardo la questione Sorica. La società di gestione del servizio idrico calabrese aveva infatti presentato ricorso contro l'ordinanza sindacale del 15 febbraio scorso, con la quale il primo cittadino ordinava alla ditta di assicurare la fornitura idrica dopo che la stessa Sorica aveva annunciato una riduzione a partire dal 16 febbraio a causa del debito da parte dell'ente comunale di 7 milioni di euro. Il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria ha rigettato il ricorso in quanto non è l'importo del debito a poter giustificare la riduzione di un servizio per i cittadini. Fermo restando che il debito nei confronti della Sorical debba essere saldato, ha detto Basile, la decisione del TAR garantisce ai cittadini di Scalea e ai futuri ospiti l'erogazione di un servizio pubblico necessario. Dovremmo effettuare, conclude, una verifica sulle modalità di pagamento del debito, che per l'ente è un vero cappio al collo per l'importo della cifra. E rimaniamo a Scalea, pioggia di finanziamenti per gli edifici delle scuole medie ed elementari. A renderlo noto il sindaco della cittadina Pasquale Basile. Si tratta di fondi PON del programma Ambiente per l'apprendimento, qualità ambienti scolastici, ha spiegato l'amministratore, di provenienza del Ministero per l'Istruzione e della Regione Calabria. Si tratta di 350.000 euro per le scuole elementari e 280.000 per le scuole medie. Una cifra importante, conclude Basile, che investita interamente in lavori strutturali consentirà il consolidamento delle opere dove ogni giorno si recano i nostri figli e dove i giovani cittadini di Scalea trascorrono una parte importante del percorso della propria vita. Adesso la presentazione del bando per gli investimenti tecnologici finalizzati alla trasmissione del segnale televisivo digitale. Il cosiddetto switch off dovrebbe concludersi entro fine giugno. Il termine di scadenza dello switch off in Calabria, il passaggio al digitale terrestre, è vicino. Dall'11 al 30 giugno la trasformazione della tecnica di trasmissione dovrà essere perfezionata e per questo negli ultimi mesi si è intensificato il lavoro di concerto tra Regione Calabria ed emittenti televisive per non farsi trovare impreparati al grande salto. Ieri a Palazzo Alemanni il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, ha presentato la bozza del bando che a fine mese dovrebbe essere deliberato dal Consiglio per poi passare in commissione per un parere ed essere infine pubblicato entro la metà di maggio. Noi faremo un bando che tende ovviamente a recuperare il più possibile, o meglio ancora tutti,
mettendo in campo risorse ingenti e ovviamente dando incontro a quelle che sono le necessità. Questa è la filosofia che ha messo in campo l'amministrazione nella fase di elaborazione e di studio di questo progetto. 8 milioni di euro a disposizione per circa 30 emittenti che dovranno effettuare investimenti tecnologici finalizzati alla trasmissione del segnale digitale. Per ogni emittente l'investimento sarà finanziato per un massimo del 50%. Siamo molto fiduciosi e crediamo di poter dare la risposta che tutti quanti si aspettano su questo settore così importante, proprio per sintonizzare sempre di più e il più possibile le nostre televisioni su questa sfida del digitale terrestre. Ed ora la cronaca, il latitante Franco Presta, 52 anni, ritenuto dagli investigatori un killer spietato delle cosche di 'Ndrangheta nel Cosentino, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, giovedì 12 aprile, dalla squadra mobile di Cosenza. L'uomo è stato bloccato in un appartamento di Rende. Il suo nome era inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi d'Italia. Ricercato da 5 anni, l'uomo è accusato di associazione mafiosa e per 3 delitti commessi nella guerra di mafia che insanguinò il Cosentino tra il 1998 e il 2001. Sospettato anche di essere responsabile della strage di una famiglia, ma oltre che un killer, secondo gli inquirenti, è anche il boss di una cosca che opera nell'Alto Ionio Cosentino legata a quella dei Lanzino Cicero di Cosenza. E ci spostiamo a Lauria. Questa mattina presso la sala consiliare incontro dell'amministrazione Mitidieri con il prefetto di Potenza Antonio Nunziante per mettere a punto strategie per contrastare l'ondata di furti. Tra queste l'istituzione di un comitato di pubblica sicurezza con a capo il prefetto stesso e l'aggiunta di 4 unità alle forze della locale stazione dei carabinieri. Si sta valutando anche per il potenziamento delle altre forze dell'ordine. E ieri sera intanto si è svolta la marcia silenziosa Solidarietà e Partecipazione. I due cortei partiti da Piazza del Popolo e Largo Plebiscito si sono incontrati davanti al Palazzo Comunale per manifestare la vicinanza alle vittime dei furti avvenuti negli ultimi mesi nella città di Beato Domenico Lentini. Presente alla marcia, oltre la cittadinanza, tutto il Consiglio Comunale. E andiamo a Lago Negro, il gruppo di minoranza per Lago Negro chiama l'esecutivo Mitidieri. Le ragioni le vediamo nel prossimo servizio. Programmazione amministrativa disattesa e spese pazze della giunta comunale di Lago Negro. È quanto emerge dalle mozioni presentate dai consiglieri di minoranza Maria Di Lascio, Giovanni Sant'Arsenio, Pasquale Calabria e Nicola Tortorella. Richieste specifiche quelle del gruppo per Lago Negro. In particolare gli atti indirizzati al sindaco Domenico Mitidieri chiedono di far luce su alcune determinazioni dell'esecutivo. Richiesta dell'opposizione? Confrontarsi su queste scelte nel prossimo consiglio comunale. Tra queste la delibera di giunta del 26 gennaio del 2011. Il documento, hanno scritto da per Lago Negro, stabilisce di attuare un progetto speciale finalizzato all'inserimento lavorativo dei diversamente abili presso l'ente, azione promossa tra l'altro anche dalla regione Basilicata. L'impegno, incalzano dall'opposizione, è stato disatteso, per cui si chiede di attivare al più presto l'iniziativa. Tra le richieste dell'opposizione poi non manca l'esigenza di comprendere il perché di numerose utenze telefoniche a disposizione dell'ente, senza che ce ne sia ragione, causa per i consiglieri di spese telefoniche ingiustificate e spropositate. Dalla minoranza poi si soffermano sulla scissione del contratto di gestione del Parco Giada da parte della cooperativa Angelo Alagia. Decisione, informano Maria Di Lascio e i suoi, causata dal mancato pagamento di 2 annualità per il servizio e giustificato dagli amministratori per gravi difficoltà di cassa. Il gruppo per Lago Negro chiede di conoscere il perché, nonostante i rendiconti della gestione siano stati chiusi in avanzo, l'amministrazione non è in grado di garantire la regolarità dei pagamenti. Le risposte arriveranno nel Consiglio Comunale convocato dal sindaco il 19 aprile. L'amministrazione comunale di Lauria, nelle persone del sindaco Gaetano Mitidieri e dell'assessore alla cultura, spettacoli, sport e politiche giovanili Giacomo Reale, favorisce la promozione di incontri tra soggetti dedicati alla crescita socio-economica della cittadina. L'esecutivo locale ha dunque organizzato per domenica 15 aprile alle ore 10 un incontro ospitato dalla sala consiliare. Il titolo del workshop dedicato agli amministratori delle associazioni locali è Le verità
rettifiche fiscali al no profit, la corretta costituzione, amministrazione e gestione per un'operatività consapevole e proficua. Relazionerà tra gli altri il professor Raffaele Sorrentino, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Professionisti Spettacolo e Cultura. E ci spostiamo a Trecchina, cambio sede per la biblioteca comunale. Lo ha reso noto il sindaco del centro Vannocino, Ludovico Iannotti, attraverso una delibera. Motivo dello spostamento, l'attuale locazione in località Forraina sarebbe decentrata rispetto allo stabile che accoglierà la nuova struttura. La biblioteca verrebbe pertanto spostata in alcuni dei locali disponibili all'interno della scuola media statale. Obiettivo di questa fusione, inoltre, è quello di favorire un punto di incontro culturale che possa costituire non solo un'opportunità di crescita formativo e civile per l'intera comunità, ma anche motivo di recupero funzionale, sviluppo e attenzione nei confronti del centro abitato nel suo complesso. Ed ora nel Cilento, difesa delle coste dall'erosione marina, stilato ieri un protocollo d'intesa tra Parco Nazionale del Cilento e le autorità di bacino. Il servizio. Un importante protocollo d'intesa è stato firmato tra il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con le autorità di bacino Sinistra Sele interregionale del Sele. L'intesa aggiunge un nuovo importante tassello alle azioni messe in atto per la difesa del territorio, da sempre obiettivo principale dell'ente parco. L'accordo stipulato prevede significative attività di collaborazione per la prevenzione dei rischi naturali ed antropici collegati anche all'erosione costiera, la riduzione del dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree più esposte. Il fine delle azioni previste è anche quello di incrementare l'attrattività e l'accessibilità del territorio del parco, che per il suo paesaggio culturale è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, oltre ad essere stato recentemente inserito nella rete mondiale ed europea dei geoparchi. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'ente parco e dall'autorità di bacino prevede la costituzione di un gruppo di lavoro misto che dovrà avviare un programma strategico per la difesa del suolo dai rischi naturali come frane, alluvioni, erosioni delle coste. Inoltre, altre iniziative riguarderanno la salvaguardia della risorsa idrica e la tutela della biodiversità e della geodiversità, in conformità agli orientamenti comunitari. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Amilcare Troiano, e da Stefano Sorvino, commissario delle due autorità. È opportuna, ha dichiarato Sorvino, la concertazione interistituzionale tra enti e autorità per individuare attività di copianificazione, programmazione e progettazione degli interventi prioritari. Ciò avverrà a seguito della ricognizione delle pericolosità naturali con attività coordinate di monitoraggio e presidio ambientale. Ed ora lo sport. Dopo la pausa pasquale, la pallavolo scende in campo. Sabato 14 aprile per la Serie D maschile, anticipo in trasferta per la Poggia Hotel Space Praia, che scenderà sul parquet della capolista La Capani Gelateria Castrovillari. Partita casalinga invece per l'Auto di Giorno Diamante, che ospiterà la ristorazione Rucolo Nicotera domenica 15 aprile alle 18:30. Per la Serie C in rosa, la pallavolo Paola anticipa al sabato lo scontro casalingo con la Atlas World Pizzo. Per la Serie C maschile, trasferta anche per la scuola Volley Paola, che giocherà domenica a Reggio Calabria contro l'ASD Estro Volley. L'altra squadra della città di San Francesco, che milita in Serie C, invece gareggerà in casa contro la Graphic Neon Catona. Era questa l'ultima notizia, qualche appuntamento per il pomeriggio da Cosenza. Conferenza stampa di presentazione del programma varato dalla provincia in occasione della Settimana della Cultura. Partecipano il presidente Oliverio e l'assessore Corigliano alle ore 15 alla Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia. E sempre a Cosenza, i responsabili dell'Università Campus Biomedico di Roma incontrano genitori e studenti in vista dei test d'ammissione in programma per l'8 maggio al Liceo Scientifico Scorza alle ore 18 al CSV. Con questo è davvero tutto. L'informazione di Rete 3 ritorna questa sera alle 19:45. Grazie per averci seguito e buona giornata.